Domani il Sassuolo al Massimino, mercoledì prossimo la Juve a Torino e tre giorni dopo, sabato, al San Paolo in Napoli. Comincia così il nuovo corso rossazzurro con Gigi Decanio in panchina, l'uomo che ha rilevato Maran dopo l'avvio negativo di stagione e che dovrà rimettere in piedi il campionato del Catania. Occorre che il Catania ritorni ad essere se stessa, proprio quella squadra che aveva l'atteggiamento per vincere anche partite che sembravano impossibili o che presentavano grandi difficoltà, ma che si riusciva a tirare fuori proprio in virtù di un momento mentale. Sulla formazione il tecnico non si pronuncia più di tanto, ma c'è l'emergenza difesa con 5 titolari assenti. Da ciò che ha detto De Canio si è capito che Izco, pur non al meglio, giocherà terzino destro. Di solito cerco di utilizzare quelli sani, a meno che non sia strettamente necessario. Andukar sarà il titolare tra i pali, difesa dunque con Izco, Gyomber, Rolin e Biraghi, a centrocampo Taxidis con Plasile e Almiron, in avanti il trio Barrientos, Bergessio e Castro. La gara domani alle 15 sarà diretta da Tommasi di Bassano del Grappa. Con una vera e propria emergenza, sono infatti ben 8 gli indisponibili, difesa quasi tutta out, unico arruolabile Biraghi e Izco in non perfette condizioni fisiche. L'allenatore rosso-azzurro però non si fascia la testa, ma avverte su quella che in questo momento è l'insidia maggiore. Oggi la vera insidia è la fretta, è il pensiero che da un momento all'altro si debba chiudere col presente e ritornare immediatamente al passato. Non si può resettare tutto così, ci vuole tempo e ci vuole la condizione ottimale. Al gruppo, ha ribadito De Canio, non mancano qualità tecniche e tattiche, ma devono essere messe in pratica. Questa settimana di allenamenti mi ha reso ancora più consapevole che il Catania possiede queste qualità. E quindi è chiaro che è quello che mi auguro domani riusciamo a mettere in campo. Penso, come ho detto prima, che la difficoltà maggiore sia nel cambio di mentalità della squadra, più che altro nel ritornare al vecchio modo di essere. Credo che le fortune del Catania passino da questa equazione, insomma. Vista l'emergenza contro il Sassuolo, molte scelte sono obbligate, a partire da quella di schierare Izco, nonostante le non buone condizioni fisiche, nel ruolo di difensore destro. Per il resto, davanti ad Andukar, che ha sottolineato De Canio e il portiere titolare, giocheranno Gyomber e Rolin, centrali, con lo slovacco all'esordio dal primo minuto, mentre Biraghi avrà il compito di agire sulla corsia sinistra. In mediana, con Plasile e Dalmiron, spazio a Taxidis. Indisponibile Leto, nel tridente, con Barrientos e Bergessio, anche Castro. Fischio d'inizio alle 15, al Massimino arbitrerà il signor Tommasi di Bassano del Grappa.